questo tipo di attenzione ti aiuterà a disciplinarti e quindi ad agire intenzionalmente e soprattutto ti aiuterà ad ottenere i risultati attraverso la legge dell'attrazione in maniera più breve. Oggi voglio esporvi i metodi più efficaci per attrarre e manifestare tutto quello che vorremmo nella nostra vita. In sostanza vi parlerò dei modi più semplici ed immediati per applicare la ormai famosissima legge dell'attrazione. Ma magari là fuori c'è ancora qualcuno che non sa cosa sia la legge dell'attrazione e di cosa parli, quindi sarò molto breve e concisa. La legge dell'attrazione è una legge che veniva utilizzata già dagli antichi egizi e che è riemersa negli ultimi anni. È una legge antica, secondo la quale più si crede in qualcosa, più si pone un'energia positiva in quella cosa e più sarà facile ottenere e si otterrà quella cosa. E questo processo in generale incentiverà la persona ad approcciarsi al mondo con un approccio appunto positivo. Quindi, al di là del crederci o non crederci, penso che sia comunque un qualcosa di bello, di positivo appunto, perché ci permette di vivere in maniera migliore, in maniera più positiva. Non mi viene in mente nessun altro aggettivo, perché seguendo questo tipo di approccio, appunto, avremo un atteggiamento diverso nei confronti degli altri, nei confronti di noi stessi e quindi nei confronti della vita. Per cui tutto questo non può che portarci a buoni risultati, ottimi risultati, sia nella nostra vita sia nel rapporto con le altre persone. Ma ora veniamo al dunque: quali sono i metodi più pratici, più veloci per applicare questa legge dell'attrazione? Il primo punto è informati, soprattutto se sei nuovo in questo campo. Leggere o ascoltare informazioni ti inizierà nel processo. Informarsi è come un trampolino di lancio, è come un primo gancio verso qualcosa che vogliamo raggiungere. Più avremo informazioni e più saremo dentro tutti questi meccanismi, e così facendo il tutto diventerà molto più naturale. Puoi informarti leggendo articoli sul web, guardando video come stai facendo ora, oppure leggendo proprio dei libri, e se ne avrai bisogno ti lascerò dei link in descrizione a riguardo. Informarsi nell'argomento è il primo passo verso la piena conoscenza di noi stessi e non solo, verso anche la piena conoscenza del mondo che ci circonda. Il secondo punto è visualizza. Gli esercizi di visualizzazione sono uno strumento vitale per l'applicazione della legge dell'attrazione ed è davvero una cosa semplicissima da fare. Devi iniziare ad imparare a guardare le cose non per come sono, ma per come vorresti che fossero, come se fossero già in quel modo, e quindi le vedrai per come saranno. In pratica devi iniziare ad analizzare te stesso ed il mondo in un'ottica futura. Quindi devi vedere il tutto in prospettiva. Un esempio piuttosto banale ma molto frequente: magari hai il desiderio di perdere qualche chiletto in più o comunque di avere un fisico in salute, un fisico più tonico. Guardati allo specchio, immaginandoti, vedendo, visualizzando quel corpo che vorresti ottenere. Un altro esempio che magari mi piace un po' di più di questo è: stai cercando lavoro e vuoi trovarlo davvero? Allora, quando spedisci curriculum, immagina già la risposta positiva, ovviamente. Immagina già di aver ottenuto un colloquio. Un ultimo esempio può essere: stai preparando un esame? Allora, ripeti ad alta voce, visualizzando già il professore davanti a te, visualizzando il tuo voto, un voto altissimo, e visualizzando la firma del professore accanto a quel voto. Il terzo punto è: scrivi e classifica. Prendi semplicemente un pezzo di carta, un quaderno, un bullet journal, quello che vuoi, e scrivi davvero che cosa vuoi ottenere nella vita. Lo puoi fare tramite tanti punti diversi, oppure lo puoi fare in stile brainstorm, quindi con varie frecce da una parte e dall'altra. Insomma, l'importante è: svuota tutta la tua mente e metti tutto nero su bianco. Adesso abbiamo troppe cose per la testa, abbiamo troppi desideri e alla fine talmente ci sono troppe cose che non ce ne ricordiamo più neanche una, e quindi ci dimentichiamo di perseguire gli obiettivi necessari per raggiungere quel determinato desiderio, quel determinato scopo. Scrivere ci aiuta in tutto questo, perché ci aiuta a mettere in ordine i nostri pensieri e a guardarli come fosse faccia a faccia. Inoltre, un ulteriore consiglio in questo punto è quello di classificare, una volta svuotata la mente, classificare tutti questi desideri in base al
al tuo desiderio di raggiungimento, nel senso, come fosse un ordine cronologico. Fai una classifica sia in base a quello che pensi possa essere il tempo necessario per raggiungere quel determinato desiderio, e sia in base a quanto desideri nel profondo raggiungerlo, a quanto pensi sia urgente raggiungerlo. Personalmente penso che, almeno all'inizio, sia importante partire dalle cose un po' più piccole. In questo modo potrai porre delle solide radici, riuscirai a goderti il processo e soprattutto trarrai beneficio da tutto questo, perché sarai subito soddisfatto di aver raggiunto quei tuoi piccoli obiettivi, e questi obiettivi presto si tramuteranno nei tuoi più grandi sogni di vita. Sempre gradualmente e come ci comanda il buon senso. Ricordo sempre una frase che è un po' un cliché, però è una verità assoluta: è il viaggio che devi goderti, non la sola destinazione. Il quarto punto è: ama te stesso e gli altri. Se pensi di non meritare quello che stai cercando, allora non potrai ottenerlo. Le paure e i dubbi che ti affliggono possono essere e saranno realmente un ostacolo alla realizzazione dei tuoi desideri. Se una parte di te sente che non meriti quello che stai cercando, allora questa parte entrerà in competizione con quello che desideri. Se la paura e il dubbio saranno più forti del tuo desiderio, allora saranno questi a vincere e il tuo desiderio rimarrà relegato in un angolo. Devi liberarti dei pregiudizi e praticare l'amore incondizionato, soprattutto verso te stesso, che è il primo passo, ma anche verso gli altri. Infatti l'amore non può che creare, può solo creare un circolo infinito di amore. Dare amore agli altri corrisponde a diffondere amore nell'universo, e l'universo ti risponderà con altrettanto amore da parte delle altre persone e attraverso la realizzazione dei tuoi desideri. Il quinto punto è: sii costante. La persistenza è proprio la chiave della legge dell'attrazione. Infatti non c'è nessuna formula che ci riveli in quanto tempo potremmo raggiungere tutti i nostri desideri. La chiave è essere costanti, persistenti, pazienti. Sii sempre grato, diffondi positività e soprattutto non ti scoraggiare se non stai ottenendo subito quello che vorresti ottenere. L'universo, ricordati, insieme a noi sta lavorando per far sì, per fare in modo che tu possa ottenere quella cosa. Non si sa quando, ma prima o poi lo otterrai. Prima o dopo, poco importa. Il momento in cui la otterrai sarà il momento perfetto. E questa cosa si riaggancia un po' al cliché, alla frase cliché che vi ho detto prima. Il sesto punto è: ferma il tuo pilota automatico e agisci intenzionalmente. La maggior parte di noi cammina compiendo azioni che in realtà magari non sono neanche nella sua intenzione. Ci alziamo al mattino e dal primo momento in cui apriamo gli occhi attiviamo il nostro pilota automatico. Cosa vuol dire? Vuol dire che affrontiamo la giornata senza neanche renderci conto, senza neanche sapere quello che stiamo facendo. Non pensiamo realmente alle azioni che stiamo compiendo, siamo abituati a farle e le facciamo. E quando facciamo così, ovvero la maggior parte del tempo, comunque troppo spesso, i nostri pensieri e i nostri sentimenti distratti si allontanano da quello che stiamo facendo. Per riuscire a lavorare realmente con la legge dell'attrazione, le nostre azioni, i nostri sentimenti e i nostri pensieri devono essere intenzionali. Solo con l'azione, solo concentrando la nostra attività cerebrale e utilizzando ogni risorsa disponibile, sarà possibile eseguire una vera e propria azione intenzionale. Questo tipo di attenzione ti aiuterà a disciplinarti e quindi ad agire intenzionalmente, e soprattutto ti aiuterà ad ottenere i risultati attraverso la legge dell'attrazione in maniera più breve. Soprattutto ti aiuterà ad ottenere risultati più accurati. Il settimo punto è: impara dagli errori. Fallimenti, litigi, contrasti, errori di distrazione. Bisogna imparare ad accettarli nella vita. Bisogna accettarli come parte della vita. E il primo passo per superarli è proprio l'accettazione. L'importante, infatti, è trarre sempre il meglio da tutto quello che ci accade e cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno, perché credimi, c'è sempre. Dietro qualcosa di negativo o anche di brutto, purtroppo, che magari non riusciamo ad accettare, e l'ho vissuto, lo sto vivendo personalmente, c'è sempre un insegnamento. In qualsiasi cosa c'è sempre un insegnamento. E dove c'è un insegnamento, c'è crescita.
e se all'inizio ti sentirai perso e spaesato, dopo un po' ti rialzerai più forte di prima e soprattutto più consapevole di prima. In questo modo non andrai ad interrompere il processo di attuazione della legge dell'attrazione e continuerai a lavorare insieme all'universo per manifestare realmente tutto ciò che desideri. Se sei arrivato fin qui e ancora non lo sei, allora iscriviti al mio canale per non perdere tantissimi video di motivazione, video di crescita personale, video ispirazionali, insomma video che ti aiuteranno sicuramente a creare la vita dei tuoi sogni. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un altro video della serie 7 consigli e tra l'altro seguitemi anche su Instagram perché questo video è stato il risultato di un sondaggio. Ho fatto un sondaggio su Instagram in cui ho chiesto quali tra questi 7 consigli preferireste di più, ha vinto questo, quindi anche per il prossimo video farò il sondaggio, per cui seguitemi, mi trovate come Febe Lunare, così potrete rispondere e partecipare al sondaggio anche voi. E come sempre ricordate che se state guardando la luna, la sto guardando anche io. A lunedì prossimo, ciao!